A pochi giorni dalla sua riapertura, il teatro Elfo Puccini ospita La Caccia, pièce teatrale ideata, diretta e interpretata dall'attore Luigi Locascio. Effettivamente io ho cominciato col teatro, tra l'altro proprio con... mentre studiavo in Accademia d'Arte Drammatica, al primo anno feci proprio uno spettacolo con Elio De Capitani, quindi mi piace moltissimo essere qui all'Elfo, appunto al Teatro Puccini, ospite anche suo, La Caccia, questo spettacolo, è proprio il frutto della mia passione per Baccanti di Euripide, per questo testo che tempo fa avevo tradotto, su cui sono tornato, a poco si è andato costruendo una nebulosa, ho capito che poteva venirne fuori un testo da appunti, pensieri. Ha sventurato me, a me infelice, voglio scoprire, o cielo, perché mi hai confinato nel fondo di questa prigione. Lo spettacolo, vincitore nel 2008 del premio Istrio all'interpretazione e del biglietto d'oro per il teatro, torna a Milano con importanti novità a livello musicale, grazie al contributo delle canzoni originali di Andrea Rocca e dell'ideazione sonora di Mauro Forte. Decisi di recarmi io stesso presso di lui per costringerlo alla resa, ma senza alcun successo. Anzi, fu lui che mi irretì coi suoi prodigi. L'opera è liberamente tratta dalla famosa tragedia di Euripide, Le Baccanti, e si concentra sul rapporto tra ragione e irrazionalità e sulla labilità dei ruoli di vittima e carnefice. Le entità contrapposte non trattano lo straniero, il nemico, come non gli riconoscono nessuna dignità, è soltanto preda da cacciare, da eliminare, da massacrare. È vero che il cacciatore vuole accerchiare, irretire, poi massacrare, distruggere la preda, però il cacciatore scopre che quello che era il nemico, l'estraneo, il lontano, il non proprio, l'impuro, in realtà è la manifestazione di qualcosa che lui contiene anche internamente, e in questo senso c'è un ribaltamento per cui il cacciatore si scopre preda e viene aggredito a sua volta da quella che era la preda, che è diventato invece il cacciatore che lo sterminerà, che lo frammenterà, che lo renderà ormai lontano da come era all'inizio di questa avventura. Uno spettacolo affascinante che intreccia il teatro di parola con un insieme di contributi per immagine che traggono ispirazione dal cinema di animazione, dalle musiche elettroniche e dalla videoarte. Al centro del palcoscenico Locascio nei panni del tiranno di Tebe Penteo, che dopo aver cacciato Dionisio dalla città scatenerà la terribile vendetta del dio. Forse plasmato da Dioniso stesso, infatti pur avventandomi contro di lui, in realtà non trafiggevo che l'aria luminosa. E nel futuro di Luigi Locascio, più cinema o teatro? Mi piacerebbe continuare a lavorare a teatro con Nicola Console, che è l'artista che fa, che cura le immagini, che fa le animazioni, perché durante lo spettacolo io sono in scena, ma contemporaneamente sono sommerso, direi, comunque accerchiato da un mondo di immagini. Il cinema uscirà tra un po' un film di Martone, che si chiama Noi credevamo, ed è tratto da un romanzo di Anna Banti, ed è sul Risorgimento, c'è Servillo, Zingaretti, Anna Buonaiuto, c'è un cast veramente, mi sembra eccezionale, e spero proprio che sia un bel film. Lo spettacolo sarà in scena fino al 28 marzo.